Veramente felice e orgoglioso della vostra partecipazione. Noi da qualche anno ormai abbiamo preso l'abitudine, dopo il Covid, di non fare gli auguri a dicembre dell'associazione per evitare doppioni, triploni, come sempre succede, ma di farlo all'inizio dell'anno. Ne approfitto per salutare ufficialmente, perché è la prima volta che ci incontriamo, il console, e dargli un benvenuto nella nostra città. È il momento per farsi di nuovo gli auguri di fine anno e di Natale, visto che questo è il momento dopo Natale, e gli auguri per questo anno, che è un anno importante per la nostra città. E basta, non mi ricordo, vi auguro solo buon anno e dico che sarà un anno importante. Quello che diceva Sara prima è che le elezioni americane sono difficili, ma non ci sono i fiorentini, quindi sappiamo che abbiamo a che fare. Pensiamo a Firenze, brava Cristina, volevo salutare e ringraziare Paola Cecchi, perché della Maison Giulia Carla Cecchi, perché Paola non solo è un'amica, ma è vicina a noi, e tra l'altro ci offre sempre delle pillole di moda e di sfilate, e di mini sfilate, che però sono dei gioielli. E a proposito di gioielli, siccome le pillole di moda e basta non erano sufficienti, abbiamo unito anche i gioielli della gioielleria Grassi e di Gabriella Mugnaini, che da qualche parte ci deve essere, e che comunque ringrazio anche lei. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questa iniziativa, e che il 2024 sia anche un anno di amore, di pace, di fratellanza e di solidarietà. Grazie. Grazie Don Matteo, e che la festa continua. Sì, ma no.